Se il presidente Angelo Tuccio non torna sui suoi passi, ritirando le dimissioni e riprendendo le redini del club, noi abbandoneremo tutto e tutti, col cuore in gola. Dispiace, ma senza il nostro presidente anche questo progetto finisce qui. Anche la politica è d'accordo sul sostegno incondizionato da dare al presidente Tuccio. Alla conferenza stampa indetta dai vertici della squadra biancazzurra, presenti anche il capogruppo consiliare del PD Enzo Cirignotta e quello di Forza Italia Toto Scerra, proponente della mozione di indirizzo a favore della concessione al Gera Calcio della gestione del Vincenzo Presti. Sentiamo Maurizio Nassi, lo stesso consigliere comunale Scerra, ai nostri microfoni. Quando il presidente ci ha comunicato con grande amarezza, con grande dolore, la decisione di voler lasciare ad altri il Gera Calcio, vedevi veramente la sofferenza nel farlo. Stesso dolore che abbiamo poi percepito noi e che ognuno di noi realmente ha capito che la situazione era grave, è grave. Io non ti nascondo che 4 giorni che non dormo, perché so che se dovesse andare via la famiglia Tuccio da Gela non vedo un futuro roseo, perché questa è una famiglia seria, Tuccio, il presidente, è una persona seria che ha un programma ambizioso, un progetto ambizioso e importante. Quindi dovesse andare via lui, non vedo futuro. C'è un silenzio assordante per quanto riguarda lo stadio da parte dell'amministrazione. Io oggi qui mi aspettavo almeno la presenza dell'assessore allo sport. Non l'ho visto, non c'è stato, spero che sta lavorando per la questione stadio. Cosa potrebbe succedere a suo avviso affinché la giunta comunale approvi nei tempi almeno necessari affinché Tuccio possa ritornare sui suoi passi? Ah, secondo me manca la parte fondamentale, che è il dialogo. Il sindaco farebbe bene a chiamare il presidente Tuccio, a sedersi attorno al tavolo e cercare di stabilire i criteri sempre legittimati dalla legge. La mozione da lei stessa presentata prevedeva anche dei risparmi per le casse comunali nel caso in cui il Gela Calcio dovesse farsi carico delle spese, appunto vive per sostenere una importante struttura come quella dello Stato Vincenzo Presti. La mozione era chiara, la mozione parla di un affidamento o gestione al Gela Calcio, ma è normale che il Gela Calcio doveva caricarsi le spese della gestione, quindi della luce, dell'acqua, quindi il comune andava a risparmiare, e con quei soldi avevamo comunque indicato e suggerito all'amministrazione, con i soldi che andiamo a risparmiare dando la gestione al Gela Calcio andiamo a costruire un'altra tribunetta all'Enrico Mattei. Cosa sente dire ai tifosi che in questo momento stanno vivendo un vero e proprio dramma sportivo? È normale che i tifosi in questo momento sono tristi, sono scontenti, vogliono risposte da parte della politica. Io nel mio ruolo e nel mio piccolo sto facendo il massimo, spero che l'amministrazione si svegli e capisca il momento, che è abbastanza delicato, e aiuti queste persone ad andare la domenica allo stadio con allegria e spensieratezza.